Cosa facciamo oggi ragazzi? Oggi usiamo la forma riflessiva di alcuni verbi coniugati al presente indicativo e descriviamo la nostra giornata. Allora, adesso vogliamo coniugare il verbo fare nel presente indicativo. Io faccio, tu fai, lui o lei fa, noi facciamo, voi fate, loro fanno. E adesso guardiamo insieme la coniugazione del verbo farsi, è una forma riflessiva del verbo fare. Dobbiamo mettere il pronome riflessivo prima del coniugare, come io mi faccio, tu ti fai, lui o lei si fa, noi ci facciamo, voi vi fate, loro si fanno. Abbiamo studiato la forma riflessiva nella grammatica, questo è un piccolo ripasso. Adesso, se noi vogliamo descrivere la nostra giornata, ci sono alcuni verbi che noi possiamo usare per descrivere la nostra giornata, come dormire, svegliarsi, alzarsi, fare colazione, fare la doccia, fare il bagno, asciugarsi, farsi la barba, truccarsi, lavarsi, vestirsi e pettinarsi. Allora, questi sono alcuni esempi dei verbi coniugati che noi di solito usiamo per descrivere la nostra giornata. Mi sveglio, mi alzo, faccio la doccia, mi vesto, faccio colazione, vado a scuola, pranzo, torno a casa, studio, guardo la TV, ceno, vado a letto. Ci sono altri verbi che noi possiamo usare per parlare delle azioni quotidiane. Per esempio, fare colazione, pranzare, cenare, cucinare, studiare, portare a spasso il cane, fare acquisiti o fare shopping, leggere il giornale o leggere un libro, fare le pulizie. La mia giornata tipo: mi sveglio alle 7 e mi alzo alle 7:10. Faccio la doccia e poi mi vesto. Faccio la preghiera alle 7:20. Alle 7:30 faccio la colazione con la mia famiglia. Alle 7 e 45 minuti vado a scuola con mio fratello, ritorno a casa alle 4, faccio una doccia alle 4 e un quarto, alle 4:30 pranzo con la mia famiglia. Faccio un pusilino, alle 7 faccio i miei compiti e studio. Alle 9 guardo la TV per un'ora con mio fratello. Ceno alle 10 con la mia famiglia e poi vado a letto. Adesso ragazzi, cercate di descrivere la vostra giornata come nell'esempio.